Il capitano, caro Enzo Fusco, dell'Avellino, Giuliano Laezza, che purtroppo non può essere della gara per l'infortunio, lo vediamo con le stampelle. Ciao Giuliano, buonasera. Innanzitutto, capitano, come stai? Bene, bene, fortunatamente il ginocchio va bene, piano piano sto facendo la riabilitazione e cercherò di rientrare il prima possibile. Per noi è sicuramente molto molto bello ed una grande gioia rivederti almeno qui allo stadio. Tra l'altro mister Braglia in qualche conferenza fa disse: io aspetto Giuliano nello spogliatoio perché c'è uno spogliatoio da tirare avanti, lui e Mirko Miceli dovranno aiutarmi in questo senso. Sì, infatti sono riuscito a venire stasera proprio per stare vicino ai ragazzi. Che impressione ti hanno fatto? No, per me, già l'ho detto in un'intervista vecchia, per me si stanno comportando benissimo, quindi bisogna continuare su quest'onda, però rimanendo sempre con i piedi per terra, perché questo è un campionato molto molto difficile. Ecco, non voglio andare a girare, diciamo, il coltello nella piaga, però insomma quanto ti fa soffrire non poter essere in campo in questo Avellino che punta alla Serie B? Questo tantissimo, purtroppo, però bisogna guardare il gruppo, è la cosa più importante. Poi singolarmente il mio obiettivo ora è recuperare quanto prima possibile per cercare di dare una mano nel finale. Ecco, avrai già lanciato tanti messaggi social, vista la vicinanza anche da parte dei tifosi biancoverdi che ti hanno scritto in tantissimi, no? dopo l'infortunio. Non so se vuoi dire qualcosa. Sì, già l'ho ringraziato e lo ripeto anche qui, perché veramente mi hanno dato veramente tanta forza, soprattutto all'inizio che era il momento più difficile, e quindi mi danno una carica che è veramente molto importante per questo mio recupero. Grazie mille, Giuliano Laezza, ovviamente in bocca al lupo per il recupero. Grazie, ti aspettiamo presto in campo proprio, in campo. Speriamo quanto prima possibile. Lo speriamo, grazie. Grazie mille a Giuliano Laezza. Nuova gamma Mercedes-Benz Plug-in Hybrid e Q-Power. Fino a 8.500 euro in caso di rottamazione.